Salutiamo Massimo Garavaglia, vice ministro dell'Economia e delle Finanze, deputato della Lega. Buonasera ministro, benvenuto a Zapping. Buonasera, grazie. Allora, ministro, ci spieghi un po' una cosa, perché i giornali da un po' di giorni ci raccontano di forti tensioni all'interno della maggioranza alla prova della manovra. Ora, noi lo sappiamo, siamo gente di mondo, che qualsiasi governo della storia nazionale al momento di dover comporre la manovra economica per quell'anno subisce tensioni, disaccordi e via dicendo. Le vorrei però chiedere, si ha l'impressione che tra i due partner di questo governo, la Lega e il Movimento 5 Stelle, si rischi di raggiungere, come dire, un livello un po' allarmante di disaccordo? Non so se lei ha avvertito questo, perché i giornali un po' questo raccontano. Non c'è questione nell'ampio spettro di misure che sono sul tavolo su cui si ha l'impressione che Lega e 5 Stelle la vedono in maniera piuttosto diversa. Ma in realtà proprio no, anzi è particolarmente divertente leggere i giornali dopo essere stato lì a partecipare alla riunione e vedere che cosa ne esce, però fa parte del gioco. Diciamo che è solo narrazione, questo, insomma, solo narrazione dei giornali. Ma anche parecchio fantasiosa, direi. Ma il tema in realtà in questo caso è anche più semplice, per due ordini di motivi. Il primo, c'è un contratto di governo che è un'oggettiva semplificazione, mentre le altre volte c'era un programma, poi si andava sempre per emergenze, ognuno tirava l'acqua al suo mulino, qua l'accordo è chiaro, ci sono delle cose da fare, ci si concentra su quelle, molto semplice. L'altra oggettiva semplificazione è che hai due forze con una maggioranza molto ampia in Parlamento, che quindi non deve subire i ricatti dei partitini, e quindi diventa anche più facile il quadro dal punto di vista politico. Ma su questo non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio, nel senso, quello che voi decidete ha un passaggio parlamentare scontato, l'importante è arrivare a una decisione. Mi permette di farle qualche esempio, così a memoria? Per esempio la questione della pace fiscale. Ora, io non faccio altro che leggere dichiarazioni abbastanza burrascose di Di Maio, che dice: noi non voteremo mai un condono. La pace fiscale però, a detta un po' di tutti, somiglia molto a un condono, tanto più che Salvini in campagna elettorale parlava di interventi per coloro che hanno cartelle sotto i 100.000 euro, adesso si parla di cartelle sotto il milione, e i 5 Stelle dicono: ma così però non si aiutano i più poveri, i più deboli, si aiutano i grandi evasori. Questo è, per fare un esempio, un elemento di disaccordo. Dove si trova il punto d'intesa? Ma guardi, anche qui siamo di fronte a una grossa semplificazione. Poi, come però Di Maio dice: noi non voteremo mai un condono, questo lo dice. Ma infatti non è un condono, è una cosa fatta secondo noi molto bene, e la stiamo concordando con gli amici dei 5 Stelle, Di Maio compreso, quindi non vedo grande problema. Poi, come sempre, bisogna semplificare il tema e l'argomento. Un conto è dire via tutto fino a 100.000 euro le cartelle vecchie, e quello ha un senso per le persone fisiche. Se uno ha accumulato multe, sanzioni, roba varia, è chiaro che parliamo di questo ordine di grandezza al massimo. Un'impresa, anche piccolina, ci mette 2 secondi e arriva a 1 milione di contenzioso. Quindi sono fattispecie differenti e vanno trattate in modo differente. Però oltre a questo si sta ragionando anche su grosse semplificazioni per ridurre il contenzioso nel processo tributario. C'è una cosa che sia anche un po' a regime, non solo one shot. C'è un elemento che, per esempio, l'ha vista un po' protagonista. Lei, in un'intervista proprio radiofonica, aveva, come dire, ventilato l'ipotesi che si potesse aumentare l'IVA in maniera selettiva su certi prodotti. Subito dopo è arrivata una smentita: l'IVA non si tocca. Di Maio anche lì ha detto. Certo. Quindi chi aveva ragione? Lei ha fatto un passo non concordato, che è successo? Ma no, ma basta leggere tutta l'intervista e non solo il pezzettino. Ormai però è un giochino, siamo abituati, non ce la prendiamo neanche no, più. No, ma io infatti le do l'occasione per farla chiarire, no? Mica la sto... è semplicissimo. Alla domanda si sta ragionando di questo, la risposta è: sul tavolo c'era anche questa cosa, ma riteniamo che sia una cosa che non ha senso. Certo che se non metti il "ma riteniamo che sia una cosa che non ha senso" cambia un pochino il significato, ma riteniamo che sia una cosa che non ha senso e quindi non si farà. Però ci state ragionando? Ancora, ma se abbiamo detto che non ha senso è evidente che non si fa. Ho capito, però insomma, la notizia è che stavate ragionando anche sull'ipotesi. No, sì. Oh Madonna, è così difficile capire che
a livello tecnico si valutano tutte le ipotesi, poi si portano avanti quelle che ti piacciono. Quelle che non ti piacciono non si portano avanti. Senta, un'altra cosa che, su cui sembra che stiate ragionando, poi lei mi smentirà, è che ci potrebbe essere un condono anche dei contributi pensionistici, dei contributi previdenziali. Oggi, per esempio, la stampa ha un articolo che dice che potrebbe essere messo in campo anche questo per aumentare un po' il gettito di cui c'è bisogno. Beh, allora, come aziende sono in difficoltà nel pagare le tasse, a volte si è in difficoltà anche nel versare i propri contributi. Siamo sempre nel campo di mettere le persone buone e valide nelle condizioni di lavorare e fare PIL. Se è possibile ripristinare la regolarità e ridare la possibilità a chiunque lo voglia, con regole corrette, di essere a posto anche dal punto di vista contributivo, è evidentemente una cosa positiva. Senta, c'è un altro elemento che ancora non è chiarissimo, il livello a cui si intende, a cui il governo intende portare il rapporto tra deficit e PIL. Si è detto, si è creduto, si è ritenuto che soprattutto il ministro Tria non volesse a nessun costo allontanarsi dall'1,6 di questo rapporto. Oggi sembra che in questo vertice a Palazzo Chigi anche Tria abbia manifestato una maggiore flessibilità, c'è più fiducia, forse si potrà arrivare al 2, c'è chi dice al 2,2. Insomma, su questo punto di vista, qual è la sua impressione? Dove ci si fermerà con l'asticella del deficit? Premesso che non lo dirò neanche sotto tortura, io penso che lo scopriremo il 27. Però ecco, diciamo, però, sì, l'obiettivo, no. L'obiettivo vero è di fare crescita, di fare PIL, di far ripartire gli investimenti. In realtà in queste riunioni ci concentriamo da un lato sulle proposte delle forze politiche per valutarne poi anche l'impatto dal punto di vista della crescita, del PIL, dei costi, delle coperture sicuramente, perché quella è la cornice e poi dopo devi dipingere il quadro che è la legge di bilancio. Però a fianco a questo c'è un temone, l'Italia è puntualmente con le ultime politiche all'ultimo posto della crescita in Europa, non ce l'ha ordinato il dottore di essere gli ultimi e noi riteniamo che una grossa spinta sugli investimenti, cambiando regole, procedure e anche investendo risorse, sia la via per far ripartire il paese. Senta, oggi forse anche questo la farà ridere, il Corriere titola Di Maio, tensione con la Lega, vado a riprendermi i voti del Nord. L'articolo sostanzialmente racconta che il Movimento 5 Stelle e Di Maio sono un po' preoccupati del fatto che la Lega cresce nei sondaggi mentre il Movimento 5 Stelle cala e quindi vogliono un po' bilanciare, cercare di riprendere simpatie tra gli imprenditori del Nord con degli interventi più specifici e magari anche un po' bloccare la crescita della Lega mettendosi un po' di traverso sui provvedimenti sugli immigrati. Di Maio avrebbe bloccato la discussione del decreto sull'immigrazione e magari vorrebbe addirittura non farne un decreto ma soltanto un disegno di legge. Anche questo è tutta narrazione? Ecco, vede che è divertente leggere i giornali. le dirò che io le leggo tanti la domenica perché le leggo una volta alla settimana e poi a volte escono delle belle idee, te le ritagli, le mette lì, sono sempre buone. Quindi niente, non c'è nessuna tensione nemmeno sul decreto della migrazione, che i 5 Stelle ritengono un po' troppo favorevole alla Lega, in alcune parti un po' anche insensibile rispetto al destino degli immigrati. Posto che non l'ho seguito, ma è evidente che quello è un tema più Lega, però mi pare di capire che la posizione del governo sul tema, vedi caso 18, sia molto decisa e compatta. Senta, lei mi odierà alla fine di questa intervista, però tanto per dirne un'altra, vedo che la Lega e 5 Stelle litigano anche sulle Olimpiadi. Toninelli ha detto, Torino la deve fare da sola, riprendiamoci, va benissimo come candidata unica, Giorgetti dice no. Festa finita, partita chiusa, non se ne parla più. Quindi anche qui c'è qualcosa che non va. A me è evidente che ha ragione l'amico Giorgetti. È un vero peccato che le tre città, le tre regioni non abbiano capito da subito l'importanza di fare gioco di squadra. Peccato. Vabbè, l'importante è che poi alla fine le Olimpiadi si facciano, con chi ci sta poi. Prendiamo un paio di telefonate di ascoltatori. Tommaso da Milano, buonasera. Tommaso? Sì, buonasera a lei. Prego. Buonasera, eccomi qua. Parli pure. Ascolti, il primo di ottobre scade la prima rata del pagamento dell'agevolazione delle cartelle esattoriali, in cui si paga senza pagare
paga solo quello che si doveva pagare senza pagare more e interessi. Sì. Però poi sento della tassa fiscale che si dovrebbe pagare un quarto di quanto si dovrebbe pagare, non so più cosa fare, cioè pago o non pago e aspetto la pace fiscale. Grazie, grazie Tommaso. Mino da Torino? Mino, sì. Buonasera, prego. Buonasera, io non sono preoccupato di tutte le cose che diceva lei nella manovra finanziaria, sono preoccupato di quello di cui non si parla, perché per far ripartire il paese, cioè far ripartire la crescita, che è l'unico modo per creare nuovi posti di lavoro, non servono né il reddito di cittadinanza né tante altre cose di cui si è parlato, serve fare gli investimenti in infrastrutture. Siamo nell'economia globale, l'Italia ha una buona manifattura, ha il Made in Italy, ha l'enogastronomia. Se riesce ad andare sul mercato globale di 8 miliardi di persone e non vendere solo in Europa, dove ci sono 500 milioni di consumatori, l'Italia potrà crescere di più. Va bene. Ma se non si fanno la TAV, ad esempio, è la prima opera. Va bene, qui è chiaro, investimenti in infrastrutture. Cioè abbiamo un WhatsApp vocale, poi torno da Massimo Garavaglia. WhatsApp. In assoluto la cosa a cui tengo di più di queste riforme è il mio futuro. Io ho 30 anni e mi piacerebbe vivere in un paese con un futuro, ragione per cui bisogna stare attenti a quello che si fa, perché la coperta mi sembra davvero tanto corta e il mio futuro mi preoccupa molto. Buona serata. Bene, grazie ai nostri ascoltatori, abbiamo ancora un paio di minuti per consentire al Ministro Garavaglia di darci delle risposte, se vuole. Ah sì, velocissimamente. Sulla prima questione purtroppo non posso dire niente, ovviamente, per il ruolo che ricopro. Bisogna chiedere a un fiscalista, anche perché quando viene fatto il decreto con delle regole. Punto. Però mi scusi Garavaglia, il tema sollevato da Tommaso da Milano è interessante, perché insomma il fatto che si facciano sempre condoni o cose di questo genere mette i contribuenti onesti... che non può intervenire sulle cose che si stanno facendo. No, dico in generale come filosofia. Che si va su una cosa diversa. Mette i contribuenti onesti nella posizione di dire, ma insomma io che ho sempre pagato, ho fatto tutto il possibile, pago pure il commercialista per non sbagliare, io non sono mai premiato, quelli che non pagano, che non ce la fanno, che non vogliono, che evadono, alla fine sono sempre un po' premiati. Questa sensazione qui un po' uno se la sente addosso. Sì, sì, sarà così, non avevamo quella montagna di aziende che chiudono per tasse, e tasse e procedure, quindi la verità sta sempre nel mezzo, c'è tantissima buona gente che va in difficoltà per carenza di liquidità, vende la casa per non licenziare i propri dipendenti, ecco, noi questi dobbiamo fargli un monumento. Sì. Ci ho detto dal 1° gennaio cambia il mondo, perché c'è la fatturazione elettronica, si tira la riga e poi dopo da lì è veramente un sistema diverso. Sulle altre due questioni, quella della crescita, il problema vero di questo paese è che ci scappano 250-300.000 giovani laureati bravissimi ogni anno, cioè noi mandiamo via persone che per formare ognuno di quello lì ci vogliono 50.000 euro tempo, sacrificio, e vanno via. Ecco, noi dobbiamo mettere in condizioni questi di non andare via e di restare qua. La leva è proprio quella degli investimenti. Le faccio un esempio, l'Italia vive di nastrite, di annuncite, invece di continuare a progettare cose nuove, iniziamo a fare un enorme piano di manutenzione di quello che c'è, vuol dire che non devi fare espropri, non serve la sovrintendenza, non serve il progetto, questo è PIL diretto, subito, immediato, tutto di aziende italiane. Benissimo, grazie mille, ci fermiamo qui, grazie a Massimo Garavaglia, Vice Ministro dell'Economia, le auguro buon lavoro, grazie per essere stato a Zapping. Buon lavoro a voi, grazie.